si arricchisce di un nuovo ed interessante soggetto, la famiglia dei movimenti civici definiti dai più come il segnale evidente di una sana reattività sociale e civile che in pochi avevano previsto, grazie al contributo dell'associazionismo, del volontariato, del mondo delle professioni, dei cittadini e dei delusi dalla politica partitica a vario titolo impegnati nella quotidianità. Nasce NET, acronimo di Nuove Energie nel Territorio, un network socio-culturale votato ad unire per la prima volta le voci propositive e costruttive nei diversi territori, con l'obiettivo di risolvere le avversità dei cittadini con programmi chiari, sobri e normali. Ascoltiamo a tal proposito il dottor Raffaele Di Monda. Innanzitutto nasce da un'esigenza comune, che è quella di unire le associazioni e di unire le persone che hanno voglia di proporre e non di urlare. Noi abbiamo con il PIN, con noi consumatori, con altre associazioni a Napoli Provincia e anche a Caserta, dove siamo in diretta streaming per la presentazione, abbiamo creduto che è l'ora di unire le risorse della Campania per cercare poi di alzare i toni a livello nazionale. Ma alzare i toni significa con delle proposte. Io ne faccio subito due in modo tale che si capisce il progetto. Innanzitutto quella della limitazione dei poteri alla sovrintendenza, che appunto evita lo sviluppo a livello nazionale, ma questo lo diciamo noi da Napoli, ma lo dice anche il sindaco Renzi a Firenze, quando appunto ha avuto problemi con la sovrintendenza per la ristrutturazione di una facciata di una chiesa. Bisogna far capire alla sovrintendenza che le città sono dei cittadini. A Napoli non si possono sostituire i sanpietrini con l'asfalto perché ci sono dei limiti, non si può fare il waterfront, quindi far diventare Napoli una città con uno sviluppo, con turismo, perché ci sono dei limiti della sovrintendenza. Insomma, quando le iniziative sono fatte dall'amministrazione, quindi si assume l'amministrazione la responsabilità e va avanti con i lavori per creare sviluppo ed occupazione. Un'altra tematica, Enrico Letta ha parlato anche della questione degli stadi obsoleti. Gli stadi nel calcio sono importanti, c'è una legge nel 2009 ancora affossata. Perché? Perché le solite ragioni, le solite caste, insomma, non si vuole portare avanti, non si vuole fare portare l'Italia a livello europeo. Il calcio significherebbe, con i nuovi stadi, con tutte le strutture che possono nascere parallelamente ai supermercati, a quelli che possono essere anche i cinema, i teatri, i ristoranti, significherebbe creare occupazione. Insomma, noi non possiamo bypassare sempre con le solite logiche personalistiche e quelle di casta, diciamo, bypassare il concetto principale, che è quello del lavoro, dello sviluppo e soprattutto di imporre l'Italia a livello dell'Europa e non essere sempre fra la linea di coda.